Ciao ragazzi, bentornati da DJ Aliddo. Siamo a Brno, come dice il buon Guidone. Per il Gran Premio della Repubblica Ceca della Moto 3, vediamo il nostro pilotone Alidori come è messo. Allora, nelle qualifiche è andato bene, vabbè, ma questo ormai non è una novità perché Alidori nelle qualifiche va forte. Pole position. Vediamo se adesso avrà anche il passo per stare per stare là davanti. Allora, intanto andiamo dall'ingegnere noi, assetto. Carichiamo il nostro assetto e usiamo quello del Mugello, signori, perché ci siamo trovati bene con l'assetto del Mugello qui a Brno. Ok. Allora, quindi quello l'abbiamo caricato. Andiamo al tracciato. Le gomme. Allora, 39 gradi l'asfalto. 39 gradi l'asfalto, ragazzi. Le S davanti è rischioso, eh. Le S davanti. Allora, io qua me la gioco con una doppia M. Con una doppia M. Carburante sono 6 giri e io lascerei questo. E a questo punto andiamo a iniziare la gara. Partiamo dalla pole, seguiti da Foggia e Tatai. La grande Baltus, ragazzi, in quarta posizione, apre la seconda fila. Ok, tutto è pronto. Pochi attimi all'inizio della gara, mentre nella mente dei piloti parte il conto alla rovescia per l'inizio del Gran Premio della Repubblica Ceca qui a Brno. Tutto è pronto. Prima dentro, gas a martello. E partiamo. Alidori questa volta parte molto bene. Ottimo lo sprint di Alidori. 'Ci prova subito a contrastarlo. Mamma mia, subito una Leopard di Foggia. Dennis Foggia subito ci prova il missiletto all'interno. Masià si butta in prima posizione e Alidori in seconda posizione. Partito bene però questa volta Alidori. Forse finché non sviluppavamo una certa parte del motore non potevamo partire, boh. Arriviamo subito a questa staccata dove Masià è davanti. Alidori però continua saldamente a mantenere la seconda posizione e a rimanere attaccato ai tubi di scarico del Cacioru Masià. Seguito da Suzuki e Dennis Foggia. Poi arriviamo qui alla staccata fonda e Alidori va dentro, ma non riesce. Riesce adesso, bellissimo l'attacco di Alidori. Correttissimo, pulitissimo, composto. È riuscito a sfruttare quella piccola porta lasciata aperta da Masià, che sicuro che ci riproverà Masià, appena gli daremo l'occasione. E infatti vedete, qui però dovrei uscire con un po' più di brio. Neanche tanto. Masià, Suzuki e Migno poi. Arriviamo a questa staccata, questa è difficilissima. La Kevin Schwanz, mamma che incrocio. Mamma che incrocio di traiettorie, Alidori Masià. Bellissimo questo incrocio. E Alidori si rimette al comando. Oggi Alidori è molto tonico, dai, diciamolo. Oggi lo vediamo bene questo pilotino, che lo possiamo dire ha firmato il contratto con la Honda di Gresini e quindi probabilmente alla prossima finestra di mercato, che non so quando è, cambierà casacca e lascerà la KTM. Qui è arrivato un po' largo, probabilmente a favore avrà la traiettoria, avrà l'uscita a favore. Infatti così è, si mette subito dietro a Masià con la Honda. Che ha fatto Masià? Ha frenato lì. Masià lì ha sbagliato qualcosa, ha sbagliato una marcia probabilmente il buon Masià. E Alidori si rimette ancora al comando. Ora vediamo che abbiamo firmato con la Honda di vincere tutte le gare, così ci dispiace anche andare via. Comunque, questo, sicuramente queste prime posizioni sono un bene per lui, per la squadra, per il morale del team, per tutto, per il suo capotecnico. Dopo tanto lavoro Alidori ha insistito per avere le parti,
per avere lo sviluppo di questa KTM un po' più celere. Una KTM che si sa non era all'altezza delle né delle altre KTM né soprattutto di Honda e Husqvarna, e invece adesso la troviamo là davanti, qua in Repubblica Ceca, tutto sul cordolo. Ha dato qualche metro a Lidori Amasià. Altus, che partiva dalla quarta posizione, si ritrova in ventunesima, quindi qualcosa è successo. Alidori con una doppia M all'anteriore ed M al posteriore, non ha voluto rischiare. Masià è sempre lì, francobollato ai tubi di scarico. Bisogna trovare un modo per scappare via. Oh, un pelo largo lì, si deve stare molto attenti. Bisogna trovare un modo per scappare via da lì. Alidori prova ad allungare un po' il passo su Masià. Ci sta provando in tutti i modi, ma non è facile. Si sa che la Honda Leopard di Masià cammina, va veramente forte. Alidori prova a fare delle linee per uscire meglio. Esce leggermente più largo per avere un po' più di sprint e così ha. E fa il giro veloce in 2.14.0. Sta brillando con la sua Moto 3, con la sua KTM del team School Rider, che sono state tante gioie, tanti dolori e poche gioie. Qualche gioia, ma purtroppo fino a qui ben poche. Però qualche metro sembra averlo preso adesso Alidori al buon Masià, eh. Ora bisogna un attimino, attenzione qua, è un secondo e uno Masià, è un secondo e uno Masià. Alidori gliela sta dando su adesso. Eccolo Alidori nel misto, sinistra destra. Non può comunque mollare il colpo, siamo a metà gara, non può Alidori adesso mollare il colpo, perché correremmo il rischio di far casino, di farci riprendere, e quindi concentratissimi all'obiettivo. Dobbiamo ancora mettere più metri su Masià, perché sappiamo che poi nel finale magari lo sprint ne ha di più Masià. Quindi attenzione a non farsi recuperare. Paui sorpassa Rodrigo per la ventunesima posizione intanto, e qui appunto andiamo già lunghi. Andiamo già lunghi e guardate, siamo arrivati lunghi un attimo e Masià si è già un po' rifatto sotto. 2.13.7, Masià è a 7 decimi. Intanto Alidori sigla il giro più veloce a 2.13.753, ma Masià è tornato a 7 decimi. Masià è sotto adesso. Masià è sotto, ha staccato anche lui il gruppo, ha lasciato la compagnia cantante indietro Masià e si è buttato all'inseguimento dell'italiano. E sicuramente lo vedremo negli ultimi passaggi, vedremo sicuramente qualche attacco. Conoscendo il buon Masià, non credo che lascerà, si sta avvicinando pesantemente Masià. Si sta avvicinando pesantemente Masià, non credo che lo lascerà andar via così ad Alidori, assolutamente no. Quindi prepariamoci a un fine gara al cardiopalma di sicuro. Alidori qui forse lascia un po' la porta aperta, ma lo fa per uscire più rapido, per avere un po' più di spinta in uscita. Ma Masià è sotto, attenzione, attenzione, perché
Masià è sotto. È a 5 decimi Masià. Dori va a prendere la corda, cerca di uscire a cannone, ma Masià è ancora più vicino ed è l'unico che potrebbe strappargli la vittoria. Si sposta per non dare la scia a Masià, che rimane all'interno. È vietato commettere anche il minimo errore. Due 13 e 4, ed è il giro Suzuki. 2 12 e 5, il che significa, cavolo, stanno girando. Suzuki sta girando un secondo 9 decimi più veloce di Alidori in prima posizione. Questo è un segnale, questo è un segnale che infatti sta tornando anche Suzuki. Masià e Suzuki sono arrivati, si sono ricongiunti. Eccolo l'attacco di Masià, che non si può concretizzare adesso, ma è arrivato anche Suzuki, che sta venendo su a tuono. Ha girato 9 decimi più veloce di Alidori là davanti, quindi ha sicuramente tutte le carte in regola per farsi vedere. Suzuki passa Masià e si mette all'inseguimento di Alidori. Attenzione, il giappo riccionese dietro ad Alidori, e potrebbe veramente venire fuori una bella bagarre. Manca un giro e mezzo alla fine. Alidori davanti, Suzuki dietro, poi Masià. Alidori con una moto nettamente inferiore, anche se ha fatto un bel po', di sviluppi questa moto adesso, però sulla carta rimane sempre inferiore rispetto alle due Honda che lo seguono, di Suzuki e Masià. E Suzuki, che vedete come sta in carena per succhiare praticamente ogni millimetro di scia che può dargli Alidori, sta per iniziare l'ultimo giro e Suzuki è franco bollato al codone di Riccardo Alidori. È pronto il giappo riccionese a portare un attacco, sicuramente avverrà a breve, perché sta per iniziare l'ultimo giro. Ancora Alidori davanti, ancora Alidori davanti. Chiude benissimo qui la porta Alidori, sa che Suzuki è lì, lo sa che è lì Suzuki, quindi sta per cominciare adesso l'ultimo giro con la gomma posteriore, la spalla destra della gomma posteriore, che comincia a gridare un po' aiuto. 2:12:09, risponde Alidori per come può al giro di Tatsu Suzuki di prima, scendendo anche lui sotto il muro del 2:13. Però non basta, Suzuki è più veloce, e eccolo, Tatsu si fa vedere da dietro, Tatsu Suzuki. Alidori gli viene suggerito di cambiare la mappatura, queste erano le impostazioni dal muretto che gli hanno dato, e Alidori mette la mappatura 2 per provare ad andar via da Suzuki e da Masià, che comunque stanno venendo su in coppia entrambi. Quindi Alidori adesso prova lui adesso a dare il tirone. Vediamo se questa strategia è stata buona o no. Prova nell'ultimo giro a dare il tirone. E attenzione, perché Alidori ci sta riuscendo a dare il tirone proprio nell'ultimo giro, dove si erano, dove erano ricomparsi. È a 8 decimi adesso, non sappiamo chi, Masià, che si è ripreso la posizione a 8 decimi. Attenzione con la benzina, perché siamo proprio al limite.
Ci mettiamo la mappa 1 perché siamo a 003. Ok, che manca poco. Attenzione perché Masià non è lontano. Non è lontano Masià. Anzi, Masià è vicino. Vediamo di non farsi fregare all'ultima curva. Alidori controlla Masià. E Alidori c'è. Alidori c'è e va a vincere il Gran Premio di Olanda. Gara perfetta, qualifica perfetta, gara perfetta. Partito bene, partito dalla pole, partito bene, finalmente possiamo dire una bellissima gara di Riccardo Alidori che ci ha fatto veramente, veramente divertire oggi. Tutto è filato perfetto, ragazzi, ho firmato con la Honda e vinco con la KTM, è incredibile, quando uno non ci capisce niente. Però comunque è bello anche secondo me riguardare un po' questo garone. Guardate il serpentone della Moto3. È stata veramente una gara epica questa sul circuito di Assen. E qui intanto c'era una caduta, credo sia Baltus. Ecco perché è scivolato nelle ultime posizioni. Gli si è chiuso l'anteriore a quella curva e l'abbiamo visto finire nel ghiaione. Qui Masià prova a dare il distacco, a dare un po' più di brio, ma guardate qui oggi Alidori non perdonava. Oggi c'era Alidori, era presente. La moto rispondeva bene, se la sentiva bene in mano, già dalle libere ha avuto delle buone sensazioni. Diciamo che piano piano la roba che stiamo sviluppando, abbiamo sviluppato anche un'altra parte del motore, comincia a dare i suoi frutti, anche se la moto non è ancora ottimale, però si comincia un attimino ad avere un po' di frutti e insomma un po' di benefici si cominciano a vedere. È stata veramente una bella gara, comunque tirata, studiata, e questa volta Alidori è stato veramente bravo, lo possiamo dire, ci è piaciuto davvero. Guardiamoci un po' questi replay, che comunque sono veramente spettacolari questi replay di questo gioco, quindi guardiamoceli, perché guardate che bellezza, sembra una gara vera. E poi quando siamo davanti è ancora più bello. Comunque dai, è andata bene, siamo contenti. E ragazzi, allora ci vediamo al prossimo episodio e vediamo un po'. Ora io non so se cambierò moto durante la seconda finestra di mercato, non ho ben capito come ancora funzioni questo gioco, il mercato, quindi non so se ci sarà una seconda finestra di mercato e quindi cambierò in quel momento lì, o se pure è il contratto per il prossimo anno, cioè il prossimo anno saremo con Gresini. No, non lo so, sono onesto, non ne ho la più pallida idea. Ragazzi, allora è stato un piacere, ci vediamo alla prossima con MotoGP20 per seguire le avventure di Riccardo Alidori in classe Moto3. Ciao ragazzi, grazie ancora, ciao ciao ciao!